Massimo Scardovi, allenatore della Tropical Coriano, non arrivano questi tre punti al Daniele Grandi, 1-1 fra Tropical Coriano e Pietracuti, in vantaggio il Tropical nel finale del primo tempo con Scarponi su calcio di rigore, poi al settimo della ripresa il pareggio di Gesseroli per il Pietracuta. Che partita è stata? È stata una partita scorbutica. Sapevamo quali erano le armi del Pietracuta, partita rognosa, però noi abbiamo fatto, secondo me, a tratti anche alcune buone cose. Siamo andati in vantaggio su un rigore alla fine del primo tempo, anche se nel primo tempo abbiamo avuto anche altre situazioni, e una volta che siamo andati in vantaggio nel secondo tempo, secondo me dovevamo essere più bravi a gestire bene la partita. Abbiamo fatto una bellissima azione che potevamo andare sul 2-0 con Scarponi, poi dopo abbiamo concesso un paio di situazioni e c'è stata una avvisaglia prima dove eravamo in superiorità numerica e siamo riusciti a calciare, e poi dopo il gol è nato sicuramente da un nostro errore, insomma, ecco. Quindi c'è delusione perché c'è questa maledizione del Grandi, non riusciamo a vincere in casa. Peccato, perché oggi per noi era una partita importante per fare un salto di qualità e non ci siamo riusciti, e niente, dobbiamo lavorare ancora di più, dobbiamo cercare di essere ancora più uniti e guardare avanti, guardare alla prossima partita. Però ripeto, oggi era una partita che era alla nostra portata, potevamo sicuramente portare a casa i tre punti. Quattro vittorie in stagione, tutte e quattro in trasferta, e non è arrivata, come hai detto tu, la prima vittoria in casa. Hai una spiegazione a caldo? Fatica a dire, magari proponiamo gioco in casa, facciamo un po' più fatica perché gli altri ci aspettano, non lo so, perché bene o male le occasioni le abbiamo sempre avute. È ovvio che si ripetono degli errori, perché se oggi noi siamo andati in vantaggio, se non commettevamo questa ingenuità, magari la partita si poteva portare in porto, ecco. Quindi sicuramente qualcosa ci manca per fare il salto di qualità, dobbiamo cercare di lavorare ancora di più e lavorare sulla mentalità, sul modo di affrontare tutte le partite, tutte le situazioni, tutte le azioni. Al secondo minuto un'azione che poteva costare l'espulsione del difensore del Pietracuta per un fallo su Serafini, come hai visto dalla panchina? Ma era netto, cioè era espulsione, punizione per noi, perché penso che Serafini, se non gli faceva fallo, era davanti al giocatore, andava in porta a provare di fare gol, no? Cioè non era neanche in area, quindi era fuori, quindi l'arbitro lì sicuramente ha avuto un abbaglio, la partita magari in 10 poteva cambiare, chissà. Però ripeto, si era messa come volevamo noi, abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0 la partita, e ripeto, abbiamo concesso questa disattenzione abbastanza grave che ci è costato caro. Luca Fregnani, allenatore del Pietracuta, un pareggio esterno nel derby contro il Tropical Coriano, 1-1, avete subito il gol su rigore alla fine del primo tempo, ma al settimo della ripresa siete riusciti a pareggiare la partita. Come hai visto, qual è il tuo commento su questa partita? Secondo me il risultato giusto, abbiamo avuto parti due gol, un'ottima occasione noi con Fratti, forse anche due, una all'inizio su proprio i primi minuti del secondo tempo e una con Gianni sempre alla fine dove ha parato. Loro hanno avuto l'occasione grossa della traversa, è un'altra occasione, quindi credo che sia nel gioco che nei gol e nelle azioni penso che il pareggio sia giusto. Poi era una partita, come dici te, un derby, anche un po' troppo nervosa, dopo ci sono degli episodi che però uno a nostro favore, uno a nostro sfavore, che indirizzavano la partita secondo me in maniera diversa. E a tal proposito ti faccio una domanda, come ha fatto il mister Scardovi del Pietracuta, un giudizio sull'arbitraggio. Allora, secondo me nel complesso della partita ha arbitrato bene nei piccoli episodi, però secondo me dalla mia panchina ha fatto due errori grossi. Uno all'inizio a favore nostro, dove c'era secondo me un ipotetico chiaro occasione da rete, quindi l'espulsione, e il rigore per me non è rigore. Credo per il resto, voi dite sono due errori grossi, sì, però nel complesso il resto della partita secondo me ha arbitrato bene, ed è soprattutto è stato un arbitro con il quale almeno ci si poteva interfacciare, perché
sinceramente ultimamente con gli arbitri fai fatica a esporre il tuo pensiero, giusto o sbagliato che sia, però come loro possono vedere una cosa, noi le possiamo vedere un'altra, ed è giusto che secondo me loro ascoltino noi e noi ascoltiamo loro. Com'è la situazione in porta che sta giocando Lasagni? Ma quest'anno è un anno un po' particolare, perché qui si era fatto male quando abbiamo giocato in Coppa il portiere, poi stava rientrando ma non era pronto, il venerdì prima di giocare si è fatto male forti e ha giocato lui ma non era pronto e logicamente si è strappato. E è entrato Lasagni e adesso Forti si sta riprendendo, questa settimana si è allenato, quindi è a buon punto, ma il problema è che oltre a quello abbiamo tre crociati che quindi ci danno un grosso problema, tre crociati di tre giocatori per noi fondamentali. Tra l'altro Lasagni sta facendo molto bene. Vabbè, Diego non si discute, nel senso che atleticamente sta bene, è un portiere di un'altra categoria. Non ho mai capito, e ringrazio che sia Pietracuta, perché non è in categorie superiori, ma questo non toglie a Forti e a Balducci, i due portieri che abbiamo, che sono stati fenomenali fino a quando sono stati chiamati in causa, quindi è un ruolo dove sarebbe bello farli giocare tutti e tre, ma purtroppo ne gioca solo uno.